Sarà ospitato nella scuola primaria Parrozzani di Isola del Gran Sasso, uno sportello antiviolenza del centro La Fenice. Si tratta della prima opera antisismica realizzata dalla Croce Rossa italiana con le donazioni del terremoto del 2016. Dopo Teramo, Pineto e Martinsicuro, la provincia di Teramo ha inteso così aprire una finestra di ascolto nell'area montana del territorio, dalla quale provengono tante segnalazioni di disagio. È un traguardo non soltanto per il comune di Isola del Gran Sasso, ma per tutta l'area montana, perché questo sarà uno sportello d'ascolto, posto, diciamo, al servizio dell'intera vallata siciliana. Quindi è veramente importante ed è un esempio di come degli enti possono fare rete per raggiungere un obiettivo comune. Per noi, come Croce Rossa Comitato di Teramo, è una giornata molto importante perché portiamo a termine un progetto iniziato già da diversi mesi. E io, in quanto nuova presidente di questo comitato, insediandomi a febbraio, ho preso in eredità questo nuovo progetto del mandato precedente. Noi, grazie a questo, riusciremo a dare il nostro supporto nella comunità montana di Isola del Gran Sasso. Oggi firmiamo proprio una convenzione, una rete di collaborazione con la provincia di Teramo, con l'amministrazione comunale di Isola del Gran Sasso e con la Fenice. Il centro sarà aperto ogni lunedì dalle ore 10 alle ore 12. Per mettersi in contatto telefonicamente basterà comporre lo 0861 02 9009.